Amici di Sanpei, ciao a tutti! Oggi mi trovo su una scogliera qui per andare verso Coraleco. Le condizioni del mare mi sembrano buone, la marea è alta. Oggi però vorrei provare una pesca un po' diversa. Vorrei provare con la bombarda e il petto di pollo. Il petto di pollo è un'esca naturale. L'ho già sperimentata altre volte e devo dire che ha funzionato. Però non l'ho mai provata con la bombarda. Bene ragazzi, c'è solo un modo per sapere se funziona: provarla. A dopo. Prima di andare avanti con il video, voglio ricordare a tutti che potete scaricare i primi capitoli dei miei libri dal mio sito, ragazzi, sono completamente gratis. Meglio di così, buona lettura ragazzi. Ok ragazzi, sto provando con la bombarda. Sto usando la mia canna da spinning di 3 metri. Sto usando una bombarda semi affondante, come potete vedere. Spero che si veda bene. Vedete, è di 30 grammi. Vedete? C'ho uno svolazzo lungo di 1,80 m. Lo svolazzo è del 28. In fondo ci ho messo un finale del 25 con un amo a gambo lungo innescato con del petto di pollo. Adesso proverò con la bombarda e con il petto di pollo. Bene ragazzi, dopo diversi lanci con la bombarda e il petto di pollo, non avendo ricevuto nessuna tocca, ho deciso di cambiare tecnica. Perché ragazzi, non è detto che se una tecnica giorni prima ha funzionato debba funzionare per sempre. Ci sono delle condizioni del mare o dei pesci che a volte non conosciamo e quindi cosa c'è da fare? C'è da cambiare tecnica per non perdere altro tempo. Nel frattempo ho preso una piccola canna in bambù che mi sono autocostruito e mi ero messo a pescare, quando all'improvviso è arrivato anche un mio amico di Firenze, Alessandro, e abbiamo continuato a pescare insieme. È stata una bellissima, piacevole pescata. Le catture si sono susseguite in continuazione e devo dire che a volte, avendo la fiducia di cambiare tecnica, riusciamo a trovare quella giusta. O state a vedere cosa succederà in questo divertente video. Aspetta di me. Guardate belline ragazzi! Un'altra leccia! Un'altra leccia ragazzi! Grazie Ale! Ok, restituiamo la libertà ragazzi. Ciao leccettina. No,
sono chiaro. Guarda che bella occhiata! Bella! Avete visto ragazzi? Preso una mazzetta! Preso una mazzetta! Vai Ale, è tutta tua ora! Sì! Metto le mani Grande Ale! Vai! Hai visto? Piano piano, dai! Ora lo sei tutto Bella salsa che ha preso! Hai fatto meglio Ale! A te dolore! Ho preso un po' da tutte le parti! Ecco! 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 Bella salsa ragazzi! Andate qua! Bella! Beh, soddisfatto. Grazie. Beh, c'è un amo, in tutto. Ah sì? Sì. Ha levato l'amo. Ale! Tutti e due insieme, guarda! Ale e io! Yuhu! Alla bella lente! Avete visto ragazzi, è il momento delle lecce! Sì! Bravo Ale! E ora becchiamo il mezzo dentro! Alla fede, sì! Vai! Pazienza ragazzi, non pensa, l'importante è divertirsi con me. Ragazzi, le lecce lo prenderai in volo, si vede, lo prendano appena. Guarda quante ce ne sono. E si slamano, pazienza, dai. Bravo, abbiamo detto che Vai! Oh! Bella! Un'altra occhiata! Yuhu! Stasera cena occhiate! Lecce e cefalo! Grande Ale! Ma la scena ti la fa te, Guardate qua! Già! Oh, guarda la leccia, guardate qua ragazzi, È il momento delle lecce! Ci sono anche buone ragazzi le lecce! Oh, però che fine che ci hanno! È bufano, eh! Bufano! A 3 ore poi. No, la tiro su, dai. È un cefalo! Tira, bello! Tira! Bravo Ale! Questo è bello! Bello! Mi sono un bel cefalo, ragazzi! Avete visto ragazzi che bel cefalo? Bravo Ale! Oh, la giornata si comincia un po' interessante! Il flagello degli oceani! Grande Ale di Firenze! Vada lì!
date qualche benzetto ragazzi. Stanno arrivando pesci. Ma questo è piccolo. Una leccettina. Avete visto ragazzi? Una leccia. Ma il mio grande amico Ale di Firenze ha preso dei bellissimi pesci, una bella occhiata, un bel cefalo, Ale? Sì, è una bella salpa. È stata una giornata produttiva. Ciao leccettina, guardate i bei colori. Finalmente ragazzi avevamo iniziato con un'altra tecnica, la bombarda, pesca a fondo, però non hanno funzionato. Quindi cosa c'è da fare quando la tecnica non funziona? Cambiare. Io sto riprovando con il pane, Alessandro con il pane, quindi sta funzionando. E allora noi si pesca con il pane. Guardate che bei colori che hanno queste lecce ragazzi, eh? Niente male. Vai, la mettiamo. Ora c'è il salto. È piccolino. Vabbè. Si ribuccia. Questa è piccolina. Questa è più piccola. Questa è una fuori di pane. Questa la rimandiamo da dove è venuta ragazzi. Questa è abbastanza piccola. Andate qua. Comunque. Ciao Leccia. Un cefalo, è un cefalo. C'è cefali. Sale, follow over there. Grande Ale. Yuhu. Un'altra Leccia. Tira su. Guarda il pantole. Questo praticamente le prendo quando passano in mezzo ai branchi. Sì. Attento Ale. Vai Ale. È lì. Sì. Guarda che la va via. Guarda quella schizza. Vuoi che ti reggo la canna? No. O nemmeno se lasciarla lì. Ma per me se fa un salto la ritorna nell'acqua Ale, eh? Perché ha visto? Sì. C'è l'acqua vicina. Allora. Ragazzi si fa una pasturatrice, la Donatella mi scherza fuoco. Ecco un altro pesce. Vediamo cosa si tratta. Oh, un'altra bella leccia. Dici Ale, ti interessa questa? No. Ciao Leccia, la restituiamo al mare, guardate bellina. Eh? L'importante è divertirsi ragazzi, no? In questo momento Ale e io ci stiamo divertendo, ma con il pane ragazzi, la migliore esca in assoluto. Bene ragazzi, abbiamo concluso la nostra battuta di pesca. Io e mio amico Ale di Firenze, due toscanacci a Fuerteventura. Grande giornata, bella giornata. Si è divertito Ale? Molto, bella giornata. Da primo la marea stentava un po' a portarci qualche pesce. Avevamo iniziato in un modo un po' rocambolesco, con la bombarda. Avevamo provato anche a fondo, però ragazzi la migliore esca è stata al pane. No, sempre il pane, e non si sbaglia mai ragazzi, il pane piace a tutti. Questo ragazzi anche lui era contrario al pane, vero? E insomma non ci ridevo molto, invece soprattutto la mortadella. Comunque ragazzi, l'importante quando si va a pescare è sempre divertirsi, no? I pesci li abbiamo presi, siamo stati a aria buona, c'è un po' di vento, speriamo di sentire bene il tutto. Comunque vorrei salutare tutti gli amici di Sanpei che si trovano sia su Telegram e su Facebook, sono dei gruppi veramente fantastici.
E poi vorrei salutare tutti gli amici YouTube. Mi raccomando, seguite sempre il mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Nale e Giannelio! Ciao! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao.